Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara dall'altra parte del wormhole e siamo qui per il quinto video gameplay di Pokémon Sole e Luna. Nello scorso video siamo stati a scuola, abbiamo imparato cose che a dir la vera sapevamo già, ma non importa perché adesso ci dirigeremo ad Hawoli, la città più grande di Alola, nonché ovviamente la città anche che abbiamo visto insomma già all'interno della demo di Pokémon Sole e Luna. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande e andiamo avanti. Andiamo! Un attimo solo, che questa strada è molto aiuto, niente, ho detto molto, è cambiata. Oh, sentite che bello. Voglio vedere la panoramica anche dalla cam di Chiara. Guardate che bello. Potrebbe essere uno spot di Pokémon Sole e Luna. Ci guardiamo questa carrellata di immagini da una parte e dall'altra. La tipa in costume alle 4 di notte fa un po' ridere, però va bene. C'è anche un'altra tipa. È un piano fanservice questo gioco. C'è Ao che si butta da me in mare giustamente alle 3 di pomeriggio. Penso che faccia caldo ad Alola. Mentre da te invece è un po' meno senso la cosa. E vabbè. Ehi tu, scommetto che sei nuovo qui ad Alola. Hai l'aspetto di uno che arriva da molto lontano. Sai come ci salutiamo da queste parti? Lo sappiamo già. Alola! Proprio così, prova a dirlo anche tu. Alola! E farai subito amicizia, incredibile. Le diciamo anche noi. Vai. Alola! Ok, anche questi grandi meme che verranno fuori da questo gameplay. Torniamo quindi alla visuale individuale. Eccoci qua. Allora, io scenderei prima nel bagno Shuga a vedere che c'è una bella Pokéball. Se è una pozione. Una Pokéball. Siamo andati vicini, ragazzi. Una bella Pokéball. Poi abbiamo un tale. Un bel fisicone che ci dice che i Wingull volano e a volte lasciano anche qualche veramente? Va bene. Il tizio che ci parla della cacca degli uccelli. Poi andiamo a importunare anche la tipa che prende il sole. O da te prende la luna. Tintarella di luna. Vediamo se ricordo bene. Le mosse di tipo terra non colpiscono i Pokémon di tipo volante, perciò non possono infliggere danni. Invece le mosse di tipo acqua sono molto efficaci sui Pokémon di tipo terra. Ok. Lei che mentre prende il sole fa queste riflessioni. C'è un più comunque. L'ho visto, sì, c'è un più comunque. Allora, parliamo con loro due. Occhio arriva. Chi? Basta, non mi interessa se sono morbidi. Smetti di tirarmi più comunque. Perché non tiri una Pokéball piuttosto? Cosa? Va bene. Più comunque? Lo possiamo rigettare in mare? No, più comunque. Ok. Abbiamo poi la tipa con lo Slowpoke, l'abbiamo vista 100 volte nei trailer. L'abilità di Slowpoke mente locale lo rende immune dalla confusione causata dalle mosse del nemico. Che ne dici Slowpoke? Ce ne andiamo a casa? Ok. Slowpoke slow. Di qua invece non c'è nient'altro, non posso interagire con l'albero, quindi direi che ce ne possiamo salire di sopra. Di sopra però voglio parlare con tutti, quindi torno indietro al punto di partenza per vedere se siamo persi passanti. Sì, ce ne eravamo persi qualcuno magari andando in là. Allora, questo cammina, è roaming, quindi dovrebbe dire qualcosa tipo di là e basta. No, forte questo posto, vero? Ok. Di qua invece abbiamo una tipa che ci dice: Alola, sei qui in vacanza per il giro delle isole? Per il giro delle isole. Qualunque sia il motivo, sei più che benvenuto. Tieni, un regalino è per te. Hai visto che allora... No, una pozione, no. Ma sono gli stessi da te i passanti? Anche tu hai questa donna vestita di bianco? Ok. Esatto. Divertiti a Wally, divertiti ad Alola, ma soprattutto divertiti assieme ai Pokémon. Sembravano scioglilingua, ragazzi. È stato difficilissimo dirlo. Sto facendo delle ricerche sulle mosse dei Pokémon. Le mosse usate dai Pokémon del Kauna sono pazzesche. Ci deve essere qualcosa sotto. Beh, sono mosse Z, my friend. Non si può entrare in nessun edificio, si può semplicemente andare avanti, quindi andiamo avanti. Zona commerciale di Hawoli. Lì c'è un cancello che visiteremo seduta stante, però prima ho avvertito una presenza al di là del muro e ho usato colpo karate senza pensarci due volte. Dopotutto è una mossa con buone probabilità di causare un brutto colpo. Al di là del muro probabilmente si potrà utilizzare il Pokevisore, che noi ancora non abbiamo, infatti non possiamo interagire con questo buco. Una cosa un po' brutta da dire, però è così. E intanto Ao ci interrompe mentre stavamo andando al cancello per dirci Saidonia. Allora, che te ne pare di Hawoli? È fantastica, vero? Alola è meravigliosa. Oh! Vieni con me, Saidonia, voglio farti vedere un bel posto. E dove ci staranno sicuramente i dolci là. Com'è che si chiamavano? Le malasade. Le malasade. Salve, ho sentito dire che qui fate un regalo a chi ha un Pokédex Rotom, vero? Vedo che la notizia si sparsa in fretta. Non ci sono ancora molti Pokédex Rotom in giro, ma sono già stati sviluppati degli accessori compatibili. Oh, ecco un Pokevisore in omaggio. Yeah. Quindi non ci sono le malasade qui, o forse ci sono le malasade e i Pokevisori. Una differenziazione dell'azienda è sempre giusta. Hai sentito, Saidonia, un Pokevisore? Che cosa sarebbe esattamente?
Il Pokevisore è un accessorio che ti permette di fare delle foto ai Pokémon. Rotom indicherà i luoghi dove possono scattare delle foto. Usarlo è facilissimo, basta toccare Rotom o premere il pulsante R. Va bene. Il Pokédex Rotom è davvero una bomba. Non è un Pokémon, ma è sempre al tuo fianco, come la squadra. Ma in realtà è un Pokémon a tutti gli effetti, porello. Però aspetta, in effetti dentro c'è un Rotom. Vedi che ci sono arrivato, ovviamente. Vabbè, in fondo non è importante, io vado. Au, ha sempre queste apparizioni molto molto dubbie. Pensa quante belle foto potrei scattare ai Pokémon con il Pokevisore. Yes. Allora, a questo punto parliamo con questo tizio accanto al copricapi di Pyukumuku. Sapevi che... Mai visto cosa ti ha detto Rotom? Tu lo ignori sempre, è simpaticissimo. Aveva detto tipo, oh, che bello il Pokevisore, proviamolo subito con la faccina. No, non l'ho visto. Non ma lo stavo... poi fa delle faccine complicatissime. Non sono solamente quelle con le manine così, okay, che si erano viste. Se te le guardi, c'hanno un sacco di caratteri strani. Tipo adesso aveva usato anche un cane addirittura per fare la bocca. Allora la prossima volta ce lo gustiamo. Dicevamo, sapevi che chi viene da fuori non può visitare la collina 10 carati? L'accesso è riservato agli abitanti della zona. Chissà quali Pokémon vivono da quelle parti. Ok. Cioè, ragazzi, che spoiler. Cioè, l'evoluzione di... come copricapo, l'evoluzione di Pikipek finale. Cioè, Tucano. E c'è anche... no, ok, quello non dovrebbe essere un Pokémon. Cioè, Exeggutor Alola. Una pallina di vetro, che non credo sia nessun Pokémon in particolare. Poi, i Minior e Pyukumuku. Parliamo con Mr. Prof qua. Che abbiamo qui, fa un po' vedere. Non c'è dubbio, so riconoscere un allenatore in gamba. Tu fai proprio il caso mio, ho bisogno di aiuto, ok? Vuoi sapere di cosa si tratta? Certo che sì. Magnifico! Sto conducendo delle ricerche sui Pokémon e ho bisogno di analizzare le differenze di 10 esemplari di specie diversa. Ho girato in lungo l'arco, percorso chilometri e ho la schiena a pezzi. Ed è qui che entri in gioco tu, giustamente. Mi sembri un allenatore di intelligenza superiore e vorrei che catturassi per me 10 Pokémon di specie diversa. Ma l'abbiamo già fatto. Oh, Gaudio e Tripudio, hai catturato tutti i Pokémon che ti avevo chiesto. Wow. Ottimo, tutto quadra, ho controllato ciò che mi serviva sapere. Non è un granché, ma accetta questa ricompensa. Faccione! 10 Ultra Ball, tipo all'inizio dell'avventura, ci saranno utili in futuro. Hai tutta la mia riconoscenza, ti auguro tanta fortuna nella tua avventura sulle isole. Perfetto, quindi ragazzi, se catturate tutti i Pokémon come abbiamo fatto noi, prenderete qui ben 10 Ultra Ball. Hai letto qui, il Prato Melemele è famoso per la peculiarità dei Pokémon alati che ci vivono. Yes. Qui non si può entrare, a questo punto parliamo con Giovanna. Salve, questo è il centro lotteria ID. Se il numero del biglietto estratto corrisponde all'ID di uno dei tuoi Pokémon, potrai vincere premi strabilianti. Vuoi tentare la fortuna? Sì, anche se qui ovviamente chi è esperto di Pokémon saprà che è abbastanza difficile che avvenga, perché questa è una lotteria che, diciamo, si può fare quando si sono fatti tanti scambi e quindi c'è tanta probabilità di avere un ID presente. Qui 66486. Vediamo se corrisponde almeno in parte l'ID. No, non ho vinto, ovviamente. Domani potrò tentare la fortuna. Questo vi consiglio di farlo ogni giorno quando avrete già completato il Pokédex. Avete fatto tanti scambi, magari vi siete portati anche Pokémon dalle vecchie versioni che hanno altri ID differenti. E insomma, in questo modo si può vincere anche una Master Ball di solito. Parliamo anche con l'ultima tipa che ci dice che con il Pokévisore possiamo scattare foto belle e Rotom ci avviserà quando arriveremo in un luogo nel quale possiamo fare fotografie. A questo punto io direi di tornare indietro dove c'era il buchino e utilizzarlo effettivamente per vedere il Pokémon. Però attenzione perché Au ci ferma insieme a Lilia. Saidonia, Au, com'è andato all'ufficio turistico? Ah, quindi era l'ufficio turistico, non era il posto dove si comprano le malasate. Il Pokédex Rotom è stato potenziato, ora si possono anche scattare foto. Davvero, Rotom è incredibile. Eccolo qua, che bellino. Ci ha fatto anche un selfie. Clic, possiamo vederla? Ah? Che lampo abbagliante. Saidonia, la prossima volta voglio mostrarti un posto dove vendono delle delizie. Eccole là, le malasade. Intanto Lilia va con la sua flemma. Magari Rotom vuole divertirsi a fare un po' di foto. Beh, io vado a dare un'occhiata al negozio di vestiti, brava. Noi invece ce ne andiamo prima. Ehi, allenatore, hai un Pokévisore, non è da tutti averne uno. Ok, penso che ce lo farà fare questo tipo qua il tutorial. Ora ti insegno un trucco. Ecco il buchino. Vedi il punto in cui il muro è danneggiato? Quello è un punto foto, cioè proprio fatto apposta. Arriva uno col piccone che spacca le città e fa ecco i punti foto. Guarda, anche Rotom sta cercando di dirtelo. Toccalo e senti cosa dice. Tocchiamo Rotom. Giochiamo con il Pokévisore. Roto, quando l'icona cambia premi il pulsante R. Va bene. Eccola qui, pulsante R. Il Pokévisore è stato attivato. Facciamoci questa bella fotina. Rototom, puoi spostare l'inquadratura con il pad scorrevole. Scegli da che prospettiva vuoi vedere il mondo. Premi il pulsante R e il pulsante A per scattare le foto. Vedo che gli FPS, purtroppo almeno su 3DS normale, non sono migliorati dalla demo. Ricorda che però ogni rullino ne può contenere al massimo 6. Va bene. Allora io farei una foto.
Invece da New 3DS non ci sono problemi, eh? Ecco, allora guarderei un attimo. Facci vedere, sposta un attimo l'inquadratura. Guarda. Lo vedo, è proprio praticamente lagless, mentre invece qui vedete la differenza. Ah, aspetta, un minimo di lag io la sto vedendo, ma nella capture del video riportato dal computer, ti assicuro che da 3DS, cioè da quello che sto tenendo in mano, è okay. Perfetto. E invece qui ci sono, insomma, c'è un po' di calo. Comunque facciamo una foto, allora tutti e due insieme con la cam doppia. Io la scatto frontale. Bellissima. A me ha detto solo mi piace. Bene, col punto addirittura. Non possiamo ancora zoomare, quindi possiamo fare poco, a dir la verità, oltre che a girare sta camera. Ma on che cosa vorrebbe dire? Credo che sia il giroscopio, l'attivazione o meno del giroscopio. Ah sì, è vero, sì. Bellissima. Vabbè, stiamo facendo 70 foto uguali. Ho riempito il rullino e ora di selezionare una foto. Quale foto vuoi condividere con gli allenatori? Vediamo, le vedete tutte. C'è una con Pikachu con gli occhi chiusi. Direi questa che... No, oddio, è terribile. Sono tutte quante in qualità abbastanza pessima, almeno sulla capture. Poi dal 3DS rendono un po' meglio, però non si vede bene proprio la faccia di Pikachu. Vabbè, scegliamo questa che è molto creepy. Ed è una bruttissima. Guardiamola. Allora, c'è questa qui dove è senza bocca. Ecco, senti, c'è una senza bocca. Questa dove ha un occhio enorme, nero, e al posto della bocca due punti. Bello. Questa dove sembra quasi normale. Guarda questa, dove è tipo tutto deforme. Sì. Questo mi sembra incazzatissimo. Che bello. E qua sembra veramente triste. Sembra gli sia morto il gatto. Terribile. Sì. Va bene, allora abbiamo scelto le nostre foto terribili. Torniamo alla nostra visuale individuale. E la foto è stata condivisa. Con chi non si sa. Ok, altri allenatori fantasma, perché io vi ricordo che noi stiamo giocando in anteprima, quindi per contratto non possiamo andare online. Abbiamo ricevuto comunque 155 voti fittizi. Ecco il numero di voti positivi che ha ricevuto questa foto. La tua quanti? Li hai letti i commenti? Sì, più o meno. Peccato, perché ce n'era uno nel mio che recita: ancora così pimpante a quest'ora. Giustamente. Giustamente. Io ho preso 155 voti. Non so tu quanti ne hai presi. Allora, quando condividi una foto ricevi anche dei commenti. Voti attuali 806. Cioè tu hai preso 806? Sì. Io 155. Che merda. Va bene, scatta altre foto. Allora, aspetta, grindiamo un attimo. Voglio vedere se riesco a fare più punti. Ah, aspetta, poi dice: se le tue foto riceveranno 1500 voti positivi, aggiornerò il tuo Pokevisore alla versione 2. Ok, l'ho visto. No, niente, questa non gli è piaciuta. Mi piace. Carina. Bellissima. Mi piace. Oh, facciamo io una super frontale. No, non posso. Io uso questa. Vediamo un attimo. La foto è stata condivisa. Yeah. Oh, ne ho presi 796. Stil meno di me. Ok, voti totali 951. A questo punto grindiamo, cioè dai, facciamo dai. Prima al 2, cavolo, vediamo che succede. Scatta altre foto. Ah, ma guarda che c'è anche la funzione messa a fuoco, eh. Ah sì? E dov'è? No, nel senso, le foto possono essere sfocate. Ah, ok. Probabilmente hai preso pochi voti perché hai scelto una foto sfocata. Bene, attenzione che c'è Pikachu che corre. Ok, bene, anche questa. Carina. Bellissima, che è la penultima per ora. Mi piace. La penultima mi ha detto bellissima, quindi credo che sia la migliore. È il culo di un Pikachu, ragazzi. Cioè, non so che gusti abbia Rotom. Anche perché è un Pikachu maschio, quindi o il nostro Rotom è femmina, oppure abbiamo un Rotom che ha delle preferenze differenti. Ma tu a quanto sei arrivato in totale di voti? E 1495. Io con la seconda foto ho già cappato. E devo farne un'ultima. In due foto sono arrivata al Pokevisore 2. E io adesso fotografo di nuovo Growlithe. Bella. Bene. Non male. Forse bisogna aspettare che stiano fermi. Non lo so, aspettate, eh. Ora ne faccio. Se aspetti ti si avvicina. Ok. Allora aspetto. Mi fermo qua. Sto fermo immobile. Che zoom che ti faccio? Vai. No! No! Sei girato di culo! Ma sei un merda! Vabbè, prendiamo questa di culo, dai. Abbiamo fatto, ragazzi, un album di culi dei Pokémon. Kawaii, qualcuno commenta. Vabbè, 390 punti, una foto del cacchio, però 1885, quindi sì! Versione 2 del Rotom Dex. Vi consiglio anche voi di farlo subito, in modo tale che, insomma, poi, se si dovesse trovare un punto foto più lontano, abbiamo già la versione 2. Vediamo in che cosa consiste la versione 2.
una funzione di zoom. Ok, ok, chiudiamo il tuo revisore a questo punto e andiamo oltre. La prossima volta potremo anche zoomare. Hai fatto delle foto? Se riesci a inquadrare bene i Pokémon da davanti, i tuoi scatti saranno fantastici. Ecco, quindi, come vedete, il punteggio è anche in base non solo al focus, ma anche alla vicinanza del Pokémon e alla sua frontalità. Comunque, di fatto, insomma, proveremo a migliorare la nostra skill, la mia, perché Chiara già c'è riuscita, ma la mia skill di foto deve migliorare nelle prossime fotografie. Ad ogni modo, continua a scattare foto, va bene, ti ringrazio, arrivederci. A questo punto andrei nella zolletta d'erba che vi dicevo prima, perché Au ci ha interrotti, e ci facciamo un bel giretto. Un Wingull, quindi lo andremo semplicemente a steccare, e dopo questo incontro vi farò vedere nell'erba alta solamente incontri con eventuali nuovi Pokémon, al solito, per non togliere tempo al gameplay. Intanto adesso ci facciamo un bel fogliame che dovrebbe assolutamente bastare. E tra l'altro io dovrei fare il 17 forse con questo, incontro. Potrebbe essere... no, non lo faccio adesso. Potrei fare il 17, che potrebbe essere il livello eventuale di evoluzione di Rowlet, chissà. Chiamo ancora qui nell'erba alta. Ragazzi, io ero qui a fare un incontro selvatico e nel mentre abbiamo Chiara che ha trovato, col culo che ha, un'Abra. Io ti ricordo che Abra gli puoi solo lanciare la Pokéball, perché altrimenti si teletrasporta. E quindi... proviamo. Anzi, la Ultra Ball. Aspetta, abbiamo... esatto. Non ci posso credere, Chiara catturerà un'Abra. Proviamo? Sì, secondo me con la Ultra Ball ce la fai. Vediamo. Attenzione, attenzione, annunciazione, annunciazione. Uno, due, tre... lo prende, ragazzi. Prende l'Abra, incredibile ma vero. E niente, complimenti a Chiara. Ragazzi, ho trovato Abra anch'io, incredibile ma vero. Non so, sta l'influenza di Chiara. E a questo punto, allora, andiamo anche noi a giocarci la fortuna, conoscendo la mia, probabilmente. Ho trovato un altro. Allora forse non è raro, ragazzi. Cioè, l'ho trovato io, ho trovato altri due. Forse non è più raro. Vediamo, uno, due, tre. Ehi, ho preso anch'io un'Abra, ragazzi. Incredibile, incredibile ma vero. E allora forse le Ultra Ball ci sono tornate utili proprio per... no, ho fatto il 17, ragazzi. Ho fatto il 17. E a questo punto io non esco dalla lotta, perché se dovessi uscire dalla lotta magari potrebbe evolversi Rowlet, non lo so. E vorrei aspettare Chiara per questo momento. Quindi, ragazzi, io rimango qua in attesa. Vediamo, allora, c'è Chiara che ha trovato un Rattata Formalola, che tra l'altro le mancava. Quindi di fatto uniamo l'utile al dilettevole. Chiara dovrebbe, credo, catturare il Rattata da una parte e fare il 17 dall'altra. E allora vediamo un attimo Chiara, che credo scelga la mossa per catturarlo, per evitare... sto guardando gli altri Pokémon che ho. Ok, Chiara ha indebolito con Pikipek, con Beccata e Rattata. Adesso andrà di Pokéball. Credo onestamente che la cattura terminerà con successo. Vediamo. E sì, vai. sì, avevo ragione, teoria confermata. Abbiamo anche la cattura del Rattata e credo anche il livello 17 di Litten. Sì, ha fatto il 17. Ok, a questo punto terminiamo la lotta entrambi e vediamo che succede. Attenzione, oh, attenzione, siamo. Vediamo se anche il mio si evolve. Ah, vai. Sincro evoluzione, ragazzi. L'altra puntata era sfumata, invece stavolta va. E allora, ah! Ma che bellina la nuova animazione. Oh, Dartrix e Torracat. Quanto è carino. Concordo, il mio però. No, guarda il mio, guarda, bellino, bellissimo. Perfetto, ragazzi, allora abbiamo fatto anche la sincro evoluzione e a questo punto ci leggiamo i dati di Dartrix e di Torracat. Vediamo un po', registrato, ho il 12% del Pokédex di Melemele. È un po' vanitoso e non perde mai l'occasione di dedicarsi alla cura delle proprie ali. A volte rinuncia a lottare per non sporcarsi le piume. Invece il tuo che dice? Va molto fiero della potenza delle sue zampe anteriori, grazie alle quali è capace di piegare una spranga di ferro con un colpo solo. E praticamente sono allora parti della descrizione ufficiale, del sito ufficiale. Ricordo bene, perché ci abbiamo fatto dei video. A posto, allora a questo punto torniamo alla visuale individuale e continuiamo a esplorare Awoli. E tra l'altro anche i dati di Abra sono stati inseriti nel Pokédex, perché io avevo catturato anche Abra. Quindi abbiamo doppio inserimento di Pokémon.
Ok ragazzi, qui c'è un cancello, però non lo vorrei, diciamo, attraversare, perché altrimenti ci perdiamo tutto quello che c'era sulla strada principale nella quale abbiamo cominciato ad esplorare la città, e altrimenti direi che diventa un po' dispersiva la cosa. Qui era l'ufficio turistico, qui c'è il negozio di vestiti che io visiterei in pompa magna. Attenzione, una Lilia inquadrata di schiena. Sedonia, posso farti una domanda? I tuoi vestiti li scegli da solo? No, li sceglie la mamma. E veramente, cioè, io non faccio quasi mai shopping. E tua madre se ne intende di moda, mi piace il tuo stile. Col fatto che ho sempre messo i vestiti che mia madre sceglieva per me, non sono mai sicura di quali mi stiano bene e quali no. Ah, ora che ci penso, sono appena stata in questo negozio di vestiti e mi hanno dato questo. A quanto pare era cliente numero 99.999, quindi mi hanno dato in omaggio questo anche se non ho comprato nulla. Solo che io ce l'ho già, magari interessa a te, il portalenti, sicuro, 100%. E infatti, teoria confermata, ovviamente, in questo modo potremo cambiare anche il colore dei nostri occhi. Quindi direi di fare qualche personalizzazione. Non è meraviglioso, Sidonia? E se ne va. Allora, entriamo subito nel negozio di vestiti a fare shopping. Io ti consiglio di fare lo stesso dall'altra parte del Warm Hall e poi confrontarci con i nostri nuovi stili. Parliamo subito con i tipi. Vorrei qualcosa che si intoni al mio Pokémon. Mamma mia, con un più comunque, beato a te. Gli articoli nei negozi di vestiti cambiano da isola a isola, giustamente. Se vuoi cambiare abiti o lenti a contatto, usa il camerino in fondo al negozio. Troverai anche un grande specchio. Parliamo anche con la ragazza. Benvenuto, cosa desideri? Compra. Sentite che musichetta. Ok, abbiamo veramente un sacco di vestiti. Allora io mi prenderei una felpina, se ce l'abbiamo. Abbiamo le canottiere, delle quali ci interessa poco. La maglietta non mi fa impazzire. La polo, no, veramente troppo elegante. La canottiera surf, no. La maglia a fiori, canottiera college, com'è? Ok, non mi piace. Maglietta a righe, non ci piace. E basta, perché non c'è altro qui. C'è poi il cappello, la fedora, mamma mia, terribile. Ma il cappello dopo me lo toglierò, sappiatelo. E a questo punto vediamo un attimo che pantaloni ci sono. Solo pinocchietti, ma sono terribili questi vestiti, ragazzi. E vabbè, mi prendo, mi vesto di con i jeans che ho già, tra l'altro, praticamente. No, non è vero, non ho i jeans, quindi vabbè, mi metto un paio di pantaloni blu, se ci sono. Pinocchietto giallo, rosso, nero e bianco, neanche. E allora niente, i pantaloni mi lascio quelli che ci sono. I calzini, mi posso cambiare i calzini, ma veramente stai dicendo? Non si vedono neanche, sono dentro le scarpe. Vabbè, niente, calzini, non ci interessa. A questo punto mi comprerò una maglietta del cacchio, magari con qualche, un qualche ricamino sopra. Non so, questa maglietta a fiori qua rossa, dai, meglio di niente. Se vuoi cambiarti usa pure il camerino. E andiamo, ci siamo presi solamente una magliettina, ragazzi. Non sono un granché i vestiti in vendita qui. Entriamo pure nel camerino. E a questo punto cambiamo le lenti a contatto? No, perché credo che gli occhi siano, se non sbaglio, marroni come i miei. Quindi non ho problemi dal punto di vista degli occhi. Non sono grigi, allora dopo li cambiamo se dovesse esserci la possibilità. Mettiamo la maglietta a fiori e togliamo il cappello. Si può togliere? Ecco, perfetto. Io il cappello non lo voglio. Vuoi confermare il nuovo look? Sì. La foto del passaporto allenatore è stata aggiornata con il nuovo look, giustamente. A questo punto usciamo. Non possiamo fare più niente, abbiamo già parlato con chiunque. Vorrei vedere lo stile di Chiara però in questo momento. Quindi guardiamo un attimo dalla Chiara Cam, cosa sta succedendo. Allora, attualmente ho cambiato il colore delle lenti a contatto perché io ho gli occhi verdi. Quindi okay, ho messo le lenti a contatto verdi. Stavo guardando il rossetto, però penso che andrò su un rosa tenue per... Ok. Non esagerare, perché purtroppo non c'è la preview, quindi dai. Vabbè, verdi, vedo che gli occhi verdi ci stanno tutti. Sì, ma anche il rossetto non è esagerato. E ora i vestiti anche, sì. Che hai comprato? Non li ho comprati perché in X e Y si potevano prendere direttamente dal camerino. Quindi volevo vedere se funziona così anche qui. Qui mi è sembrato di no. Ma no, volevo fare direttamente in questo modo per avere già subito la preview. Però non si può. E allora rendici partecipe dei tuoi acquisti. Vai, allora andiamo insieme a vedere che cosa c'è nel reparto femminile. Versione donna, Pokémon uomo e Pokémon donna. Per ora siamo tipo lo stereotipo perfetto. Cioè io sono entrato, ho preso una maglietta del cacchio, che non ho trovato altro, e me ne sono andato. Lei 10 ore, facciamo un video gameplay solamente sui vestiti. Allora, dove si prende? Dalla tipa al bancone, non dicono nient'altro gli NPC, okay. Quindi non ti serve parlarci. Compra. Prego, prego. Lo compro. Lo compro. Vediamo i vestiti da donna. Dunque, maglietta a V, bianca, nera. E altre magliette, poi canottiera. Ok, anch'io avevo la canottiera, niente di che, a dir la verità.
Canottiera surf sembra carina, si può girare? Ah no, forse con okay, LR con i tasti dietro. Sì, immaginavo. Ah, la canottiera surf c'ha il Raichu di Alola. Oh, che carina. Mi ha preso una maglietta a fiori. Mentre questa qui c'ha Wishi Washi. Mo, no, io non ce l'avevo, mi sa, Wishi Washi. E canottiera college ha l'evoluzione di Peaky Peck. Sì, 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 ce l'avevo anch'io. E poi torniamo lì. Quindi io direi che quella con Raichu di Alola è quella più carina okay. per il momento. Quindi adesso gli shorts. I shorts erano terribili i miei. E anche, cioè, le scarpe non si potevano cambiare, si potevano mettere solo i calzini, che però non si vedono, niente di che. Ok, quindi no, gli shorts, vabbè, sono leggermente più dettagliati rispetto a quelli che ho già. Sì. Ma li sceglierò dopo. Magari in un'altra isola, non no, so. No, no, semplicemente perché li voglio coordinare al resto. Ah, ok. Ora, le parigine con gli shorts. Mamma mia, che cosa terribile. Ci fosse stata una gonna. Che non c'è ancora. Beh, no. Sicuramente ci sarà nelle altre isole. Questa mentre è molto povera. Mentre i calzini corti vengono mangiati dalle scarpe. Sì, esatto, stessa cosa che succedeva a me. Non ci sono altri tipi di scarpe, questo è estremamente male. Non ci sono altri tipi di borse, sto rimanendo molto delusa. Vabbè, ma ancora non c'è nulla. Cambio un secondo il colore dei calzini. Fondamentale, eh. Sì. Che si vede quel centimetro che ai ai ai, poi adesso dà fastidio. Adesso va meglio. Vabbè, a sto punto, allora, scusate, entro anch'io e mi cambio i pantaloni che faccio schifo così. Ragazzi, abbiamo scelto i nostri nuovi look, ancora mancano i capelli, però come vedete io ho messo anche un pinocchietto nero che ci sta meglio con la maglietta rossa, mentre invece anche Chiara, anche tu hai il pinocchietto nero, cioè comunque hai i pantaloni neri. Sì, ho messo i pantaloncini neri. Beh. Mi dispiace non aver potuto cambiare le scarpe, che sono un pugno e un occhio, però... Vabbè. Adesso ci siamo, ma è il momento di capire se Pokémon Sole e Luna sono davvero il... intanto scusate, ho letto benvenuto al negozio di vestiti, detto in maniera veramente dislessica. Accetta un piccolo omaggio. Una sciarpa seta, molto bene. Se dai una sciarpa seta a un Pokémon, le sue mosse tipo normale saranno potenziate, buono. Parliamo anche con questa. Voglio rinnovare il mio look dove vado prima al salone acconciatore e al negozio di vestiti. Noi siamo andati prima al negozio di vestiti e adesso andiamo a farci i capelli. Dicevo, capiamo se Pokémon Sole e Luna sono veramente i giochi del futuro, perché adesso bisogna vedere se si può fare il codino in Pokémon Sole e Luna. Hai voglia di dare una rinfrescata al tuo look con un nuovo taglio di capelli? Sì. Treccine, taglio cortissimo, taglio classico. Ardito, ardito. Rinnova il tuo look, vuoi cambiare acconciatura? Acconciatura 4000, va bene. Ah, già te li prendi, cioè prima ancora di... Vabbè, cioè, se mi fanno schifo. È il mio Pokémon del cuore, sì, va bene. Dimmi, avevi in mente uno stile particolare? Come vedresti i tuoi capelli? Allora, attenzione. Ciuffi all'indietro che vuol dire? Proviamo ciuffi all'indietro, semplicemente perché mi sembra... Però non me li fai vedere, cioè, sei serio? Allora aspetta, lunghezza media, molto corti, ciuffi all'indietro, treccine aderenti, vabbè, proviamo ciuffi all'indietro, cioè ciuffi all'indietro mi sembra la cosa più codino, però non lo so. Zac 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 zac. No, sono terribili, mamma mia. No 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 no. Ma non ha senso che non possa vedere, cioè altri 4000, ma sei una puttana. Va bene. Come vedresti i tuoi capelli? Lunghezza media e lisci. Lunghezza media. Ma io non ce li ho lisci, quindi lunghezza media. Che saranno come quelli che avevo all'inizio. Io bestemmierò. L'unico taglio di capelli che fa allungare i capelli, attenzione. Sì, ho speso 8000 dollari per avere gli stessi. Cioè, 8000 pochi dollari per avere gli stessi capelli che avevo 5 minuti fa. Perfetto, fantastico. Miglior saloon di sempre, vaffanculo. Mio figlio si è fatto i capelli alla Peaky Peck. Cosa? Ho sentito dire che qui per tagliare i capelli usano una mossa Pokémon. Chissà se è vero. Taglio. Diciamo così. Occhio e croce. Tu sei riuscita a trovare un'acconciatura che ti soddisfa? Guarda, io sono in un momento catartico. Perché anche tu hai preso il taglio e non sai se ti piace. Sì, però la cosa che so già che mi deluderà è il colore. Va bene, via. Attenzione. Mamma mia, ma che è? Dovrebbero c'era essere rossi? C'era castano rosato e ho pensato, va, magari. Mamma mia, terribile. Corcacca. È la cosa più brutta che abbiamo mai visto. No, come taglio non mi... Non come mi... taglio sì, ma come colore... Come taglio va bene, il problema è che i colori sono veramente... Ragazzi, però devo dire una cosa, cioè è assurdo che non facciano vedere la preview del modello, perché... Cioè, si spendono soldi così a caso, bisogna consultare guide, eccetera, eccetera. Magari vi faremo un video dopo il gameplay con tutti quanti i tagli di capelli, un bel...
video per poter vedere subito quali sono, sì, senza dover insomma spendere soldi a caso. Io intanto adesso sto spendendo altri 2000 soldi, per poche soldi, quindi in totale arrivo a 7000, te arrivi a 8000, quindi siamo, insomma, lì. Siamo lì per cambiare colore. Guarda quante poche opzioni ci sono. Vediamo. Guarda, nero, biondo, castano scuro, castano cenere, biondo paglia, biondo platino, castano rosato. Io cercando un rosso ho pensato che il castano rosato potesse essere la cosa più vicina. Spero che si sblocchino magari più tardi nel gioco, non so. Adesso ti chiedo, metto castano scuro o castano cenere? Proviamo con quello scuro? Mm-hmm, proviamo. Rullo di tamburi, dai, non è malaccio. Non è proprio quello che volevi, però dai. È un color cacca diverso da quello di prima, cioè. Accontentati. Vabbè ragazzi, non siamo molto soddisfatti del nostro nuovo look, però speriamo che in futuro ci siano magari dei negozi, dei saloon con più tagli, o che questo si aggiorni nel corso del gameplay, cosa è, di la verità, molto probabile. Ok, a questo punto, usciti dal saloon, possiamo parlare con quest'altra tipa che ci dice che il buffellotto è il fiore d'occhiello dei grandi magazzini, che visiteremo. Ancora non sono visitabili, no, aspetta, grandi magazzini, vedo un edificio blu, no, quello è il negozio di vestiti, quindi probabilmente lo vedremo dopo. E vedo anche un bel centro Pokémon, ma prima parliamo con questa vecchia che ci dice che più cammini insieme ai tuoi Pokémon, più ti si affezioneranno, e questo è vero, camminare fa salire l'amicizia. A questo punto parliamo con il tale che ci dice, per i regali si dice che è il pensiero che conta, no? Quindi accenta questo pensierino da parte mia, che mi dai una cacca, una cura, beh, non male, mi fa piacere, mi potrebbe servire durante l'avventura. Ovviamente guariscono i problemi di stato i Pokémon quando vengono catturati nella cura e ricevono anche un po' di PS. A questo punto ragazzi, ci facciamo in questo video un ultimo giro al centro Pokémon. Vediamo i due bambini che hanno utilizzato il 3DS per fare uno scambio rapido, la ragazza che ci dice che siamo un allenatore e che c'ha un favore, ti andrebbe di aiutare una bella ragazza come me? Va bene. Ecco, vedi, per via del mio fascino irresistibile nessuno mi rifiuta, mai. Ma la mia grande bellezza spesso intimidisce le persone, non è l'unica cosa che conta, no? Quindi forse aggiungere un pochino di tenerezza non guasterebbe la mia immagine. Così ho pensato che potrei prendere esempio da qualche Pokémon tenerino. Mi hanno detto che al cimitero di Awoli c'è un Pokémon tenerissimo che si chiama Drifloon. Non è che andresti a catturarne uno? Così potrei leggere tutte le informazioni che mi servono sul tuo Pokédex. Ok, allora teniamo a mente che quando andremo al cimitero di Awoli dovremo catturare un Drifloon per poi portarlo indietro. Ciao, sai cosa sono i Pokémon dominanti? Sì, lo so. Parliamo anche con lei che ci dice, ti spiego una cosa, se usi le mosse dello stesso tipo del tuo Pokémon causeranno più danni, che è la famosa stab. Parliamo anche con il tale della caffetteria. Sono le ore 16, ho dato ben 8 Pokégioli, quindi ci dà un regalo, che è una bella caramella rara, molto bene. Dai sempre dei Pokégioli ai tuoi Pokémon nei momenti più difficili del giro delle isole. Vuoi bere qualcosa? Ecco il nostro menu, ci prendiamo un Tè Roserade, che costa 198. Anche questo lo paghi prima di berlo, ma questo ha senso perché anche nei bar funziona un po' così. Ecco a te il tuo tè Roserade, un tè profumatissimo ricavato dalle foglie preferite dei Roserade. Attenzione agli effetti collaterali, può indurre chi lo beve a esibirsi in una leggiata petalodanza, ti prego. Beh, se ci sono molti amici nelle vicinanze non sai con chi verrai collegato, si parla del link rapido, però è comunque velocissimo e comodissimo, ok. Buone avventure e torna presto, grazie, arrivederci. A questo punto ragazzi, io curo la mia squadra e mi metto in Lunacam. E sulle note del centro Pokémon, che noi vi diciamo che anche il quinto video è finito, abbiamo fatto tante cose, abbiamo visto il Pokevisore, abbiamo visitato sia il centro negozio di vestiti che il saloon dei capelli, che ci ha fatto abbastanza schifo, però va bene lo stesso. E adesso nel video successivo andremo a visitare la seconda parte di questa metropoli. Ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, un commento qui sotto per lo sdegno sui saloon che hanno poche acconciature e che fanno pagare addirittura prima di farle, e non dimenticatevi di iscrivervi se volete continuare a seguire i nostri video. Noi ci vediamo con il prossimo gameplay, ciao ragazzi.